In questa lezione vediamo le strutture di controllo condizionale, e come si capisce dal titolo, sono delle strutture che fanno un controllo condizionale, cioè a condizione. Vi ricordate i boolean? A proposito, secondo me era ovvio, però forse qualcuno non ha capito che true è vero e false è falso. Non lo dico, me lo sono scordato. E andiamo a vedere queste strutture di controllo condizionale che si chiama if-else. La struttura è così: if, che vuol dire se, condizione, tra parentesi, è vero. If sarebbe è vero. Tra le parentesi graffe, quello che bisogna fare, se è vero, è else, sempre un altro se è vero, se non è vero. Se non è vero, fare quest'altro. Facciamo un breve esempio. If 2 è uguale 2, si farà questo che c'è qua. A proposito, cosa sto dicendo? Scusate, qua sono sbagliato. Questo non serve. If la condizione va qui, 2 uguale 2, succederà quello che c'è tra queste parentesi graffe. Se invece mettiamo 2 è uguale 3, il PHP capirà che 2 non è uguale 3 e farà, escluderà if e farà quello che c'è in else, quindi farà questo. Forse dicendo così non sto spiegando al massimo, e quindi andiamo subito a vedere un esempio con il PHP. Io questo lo metto tutto commentato. Lo mando giù e inizio a creare delle variabili come R uguale 5 e R grande stavolta. Vi dico anche sta cosa, il PHP è sensibile. R e R grande sono due variabili diverse. R grande è uguale sempre 6. No, 6. È un'altra variabile, per esempio S è uguale 1. Bene così. Iniziamo a creare la nostra condizione, un nostro controllo, dicendo if se tra parentesi la condizione, per esempio R piccolo è uguale R grande, nel nostro caso non è uguale. Apriamo le parentesi graffe, che possono essere aperte dove più ci pare. Scriviamo quello che dovrà accadere, se è vero. E quindi, per esempio, un output, echo è vero. Chiudiamo. Else. Se non è vero quello che c'è nella condizione, scriviamo echo non è vero. Non è vero. Chiudiamo tutto e andiamo a vedere se la nostra condizione è vera o meno. F5 non è vero. Cambiamo R grande in 5. Ed è vero, perché 5 è uguale a 5. Un'altra cosa interessante è questa. Noi qui possiamo anche sottrarre a R la variabile S. E in questo caso sarà sempre vero, anche se R, notate, l'abbiamo cambiato in 6, però 6-1 fa 5. Ecco, questi calcoli io consiglio di metterli
tra parentesi, così non ci si confonde, così si capisce che questo è un risultato e questo è l'altro. Quindi CTRL S, ecco che è sempre vero. Ok, ora facciamo qualcos'altro, un esempio più pratico. Anche noi nella vita, no, ci poniamo delle condizioni, per esempio condizioni temporali. Se ci sarà il sole, tempo sole, per esempio, si farà questo. Andiamo al mare. Se invece il tempo non sarà sole, non andiamo al mare. E adesso vediamo la nostra variabile tempo. Dovrà essere uguale a sole con l'S grande. Quindi, creata la variabile tempo, e controlliamo se il tempo è sole, andiamo al mare. Se invece il tempo non è sole, si farà else, non andiamo al mare. Salviamo e vediamo che andiamo al mare. Bello. Il tempo è sole. Se il tempo è neve, il tempo non sarà mai uguale a sole. Quindi non andiamo al mare. E vediamo un'altra cosa. Se il tempo non è uguale a neve, andiamo al mare. Per fare non è uguale, mettiamo un punto esclamativo e il segno di uguale. E questo vuol dire non uguale. Se il tempo non è uguale a sole, andiamo al mare. E quindi andiamo al mare, perché il tempo non è uguale al sole. Cos'altro si può dire? Torniamo ai nostri numeri. Io riprendo, copio le due variabili A e B che abbiamo creato prima. 5, 10. E vi faccio vedere altri due operatori che si possono usare. Per esempio, variabile A, se è maggiore o uguale alla variabile B, andiamo al mare. Se A è maggiore o uguale a B, andiamo al mare. Purtroppo non andiamo al mare perché 5 non è maggiore di 10. E quindi mettiamo se A è minore o uguale a B, andiamo al mare. Così ce ne andiamo tutti al mare, no? Ok. Avete notato che dopo if non si mette la virgola, c'è il punto e virgola. E cos'altro si può dire? Che si possono fare condizioni doppie con il simbolo ampersand. Okay. No, eccolo, la è commerciale. Questo vuol dire se A è minore o uguale a B e creiamo un'altra condizione e quindi creiamo un'altra variabile, per esempio c uguale a 9, e b è maggiore o uguale, oppure maggiore basta, e b è maggiore di c, andiamo al mare. Se invece A non è minore di B, non è minore o uguale di B, e B non è maggiore di C, non andiamo al mare. Vediamo che rimare andiamo al mare, perché A essendo 5 è minore di 10 e B essendo 10 è maggiore di C. E c'è un altro operatore, a proposito questo che ho scritto si può scrivere anche in questo modo, si può scrivere AND. E c'è un altro operatore OR che vuol dire O.
Quindi se A, per esempio, rimettiamo maggiore, se A è maggiore di B, cosa non vera, o B è maggiore di C, andiamo al mare e vediamo. Ecco che una delle condizioni è vera, questa qua è vera, mentre questa no. Però noi andiamo al mare lo stesso, perché qua c'è O, che si scrive anche così, con due staghettine. Se tutte le due condizioni fossero sbagliate, ecco che non ce ne andiamo al mare. Lo so, non sono facili le condizioni, almeno per me non lo sono state per niente all'inizio, ma se fate un po' di esempi del genere, giocherellate un po' facendo varie condizioni. Secondo me è tempo di 5 esempi e scritti da voi e capirete che è una gran cavolata. E quindi concludo, vi aspetto nella prossima lezione.